Oggi presentiamo questa spettacolare realizzazione su Ford Focus, la Ford Focus di Alessandro, che vediamo lì in bella posa. Partiamo dal sistema anteriore, come potete vedere abbiamo realizzato questo bellissimo sistema a tre vie con woofer medio, tweeter e super tweeter perfettamente orientati in modo da sfruttare al massimo le prestazioni di questo sistema audio, che è il sistema del vecchio catalogo Utopia Focal. Qui vediamo il sito monitor DVD Alpine alloggiato in modo molto semplice nella ex predisposizione originale dell'autoradio di serie. Sopra vediamo installato il viva voce Bluetooth. Passiamo al fronte posteriore, anche qua non abbiamo risparmiato nulla né per quel che riguarda la lavorazione né per quel che riguarda gli altoparlanti. Qui abbiamo installato un tre vie sempre del catalogo Focal con un supporto appositamente realizzato che consente un posizionamento ottimale dei componenti anche per il fronte posteriore, con l'orientamento di tutti e tre i componenti del sistema a tre vie. Facciamo adesso la parte più scenografica di questa realizzazione, che è il bagagliaio, finito in vernice, lo stesso colore della carrozzeria. Come potete notare, la cura maniacale dei dettagli con questa realizzazione anche personalizzata delle due griglie in alluminio lucidato. In vetrina abbiamo un pezzo che fa la storia del car audio degli ultimi 10 anni, che è il Thesis HV30 del catalogo Audison. Adesso vediamo come questo bagagliaio ci permette di aprire un'altra finestra su altri tre stupendi oggetti del catalogo Audison degli ultimi 10 anni. Parliamo degli HV16, in bella mostra in vetrina, tre di questi amplificatori eccezionali. Se Alessandro mi dà una mano, vi faccio vedere anche tutta la parte dell'alimentazione di questo impianto, questo meccanismo elementare, una semplice cerniera su un telaio in acciaio che permette di far ruotare l'amplificatore. Accediamo all'ex vano ruota di scorta, nel quale sono alloggiate la bellezza di due batterie, tre condensatori da un Farad e tutta la parte dei fusibili di protezione dell'impianto, partitori di corrente, partitori di masse e tutto il corredo dell'alimentazione. I due crossover che vedete, i due crossover passivi, sono i crossover passivi della medio-alta del sistema anteriore. Prego, possiamo chiudere. Riportiamo con un'operazione velocissima a chiusura il nostro, diciamo così, ex vano bagagli. Vedrete anche questo particolare della lamiera specchio sotto il subwoofer, che ci permette di vedere 6 amplificatori addirittura per l'effetto specchio del lamierato. Bene, chiudiamo. Un altro particolare, avete sicuramente notato questa illuminazione a LED di cui si vede solo la luce, non si vedono, come notate, brutture di neonatubi appesi malamente per il bagagliaio. Questo è Alessandro, questo faccione occhialuto, sembra un professore. Felicissimo del tuo impianto, Alessandro. Certamente sì.